Art House. Domanda, quanto devo stare dritto, piegato, il pulli devo addurre, ok, sì. C'è un doppio cavo. No, è bello. Allora, bello. Punto 1. Che punti di contatto abbiamo? Mano, piedi. Allora, i piedi vanno semplicemente puntellati perché sì, non rendono attiva un'articolazione. Non lo facciamo col gluteo, con i femorali, con i quadricipiti e con la tenuta addominale. Cioè, ma non muoviamo l'anca. Per cui i piedi, boom, puntellano. E ci puntelliamo. Leggermente più in alto. Sì, perché devi sentire i talloni, giusto? Abbastanza piantato tutto il piede, così va bene. Sì. Là. Ok. Sul piano sagittale. Questa linea di spinta, che è quella del cavo, dell'esplicazione, non deve essere troppo distante dalla linea di spinta della gamba, ok? Cioè, immaginate di fare un rematore. Quando è buono il rematore, stai dietro a me. Rematore è buono quando mi sento sul piede, piantato a terra, ok? E non mi sento là, cioè non sento di trazionare una cosa che è distante rispetto al mio appoggio. Stessa cosa qua. Prova a mettere i piedi iper bassi. Bassissimissimo. Ok, un altro costo. È come fare uno stacco da terra col bilanciere lontanissimo. Sì, sì, sì. Ok, vai. Quindi piantatevi come idealmente c'è un cavo che è piantato dentro una parete, poi un cavo elettrico, poi prendere e estrarre. Ah, ma dimmi te, eh. Vai. Piedi un po' più in alto. Piantato e inchiodato. Ok. Facciamo questa cosa adesso. Appena più indietro e appena più chiusi. Ok, fermo. Mentre sali, Tony, pensa semplicemente di stabilizzare qua, pancia dura mentre sali. Di nuovo. Pancia dura mentre sali. Di nuovo. Guardate la sua schiena, pancia dura. Giù. Ditemi quando si deve fermare. Pancia dura e vai. Stop. Di nuovo, pancia dura, fallo con la pancia, fermo, già sempre questa cosa del trapezio, giù, pancia dura, mani che trazionano, così si fa. Se volete far lavorare la schiena in estensione, vi consiglio di non dare carico alla schiena, cioè mi fate il rematore che abbiamo visto ieri, appoggiati su parte, stando aperti, se volete lavorare la schiena in estensione. Perché? Perché la schiena, quando è in estensione, non regge bene il carico, ok? Quando è in leggera flessione, sì, perché qua lavora il corpo, qua è tenuta perfettamente, ok? Se questo tratto è leggermente, qui qua è dritto, però se fosse leggermente curvo, e distribuito su tutta la colonna, non c'è il minimo problema, ok? Come era adesso Tommaso, che uno dice, no, devi aprire. Dipende dal tipo di lavoro che devo fare. Se voglio lavorare bene i dorsali, non devo estendere troppo la colonna. Se no, sento il gran dorsale unicamente perché estendo la colonna, non perché traziono sul piano sagittale. Che facciamo? Sì, sì. Dice Marco, dipende dal soggetto. Certo, perché lui tendeva a essere troppo passivo sulla panca. Qui, anche se vuole lavorare bene i dorsali, deve stare leggermente più. Come? Adesso lo guardiamo. Questo è un esercizio molto complicato, ma estremamente istruttivo. Vai. Immaginate che il pulle si fa con la pancia. Okay? Non cercate i dorsali, non cercate di muovere altro. Qua
e trazione con le mani. Fermo. Schiena sicurissima. Perfetta tenuta. Se noi abbiamo una trazione sul piano sagittale, i dorsali lavorano sicuramente, altrimenti non potremmo muovere il peso. È il discorso del pettorale di ieri. Se faccio così, con una forza, conto sicuro il pettorale. Pancia e trazione di mano. Di nuovo. Pancia. Piano, fermo. Buona cosa. Ok. Sì. Qua è. Qua, qua, qua. Fermo. Giù. Pancia. Giù. Pancia. Giù. Di nuovo, altre tre. Pancia. La pancia, la contrazione dell'addome, dei trasversi e degli obliqui, vi permette di stabilizzare una posizione che è la vostra posizione. Non è la posizione, vai Tom, usa i dorsali a bestia. Che questa non è una posizione in cui faccio il ballerino. Sento il dorsale, ma non lo attivo. Senti il dorsale, ma non lo attivo. Così come qua senti il pettorale, ma non lo attivo. Esatto. Manca di acqua, non lo sento. Esatto. Riposati su. Qua lo senti.